Donna morta si risveglia alle pompe funebri. Si muoveva potrebbe sembrare la trama di un film dell'orrore eppure è accaduto sul serio. Una donna morta si risveglia alle pompe funebri tra il terrore e il panico dei presenti. Il fatto è accaduto a Milano dove una signora di 87 anni, dopo essere stata dichiarata deceduta dal medico, stava per essere seppellita dai suoi parenti. Dopo un malore della donna e un'assenza di ripresa da parte di quest'ultima, la famiglia aveva chiamato un dottore per accertarne il decesso. Il medico aveva confermato, giunto presso l'abitazione della signora 87enne, il dottore aveva accertato la morte e poi consegnato ai familiari il certificato che ne attestava la veridicità. A quel punto la famiglia era pronta a procedere prima al funerale e poi alla sepoltura. Il risveglio scioccante della donna morta presso le pompe funebri è accaduto il fatto scioccante. La donna morta si risveglia. Giunta presso la sede dei servizi per le onoranze funebri la donna ha iniziato a muoversi, destando così lo stupore e lo spavento degli impiegati delle pompe funebri. Trascorsa ormai qualche ora dalla morte, nessuno poteva immaginare la conclusione della vicenda. Immediatamente i presenti dopo aver assistito al fatto insolito hanno immediatamente avvisato i familiari della signora che l'hanno condotta in ospedale viva. Secondo quanto si apprende, si è trattato di un caso di morte apparente. Questo fenomeno, non troppo consueto, si verifica in circostanze specifiche. Quando si ha perdita della coscienza e della sensibilità, impossibilità di percepire il battito cardiaco e i movimenti respiratori, assenza dei riflessi, flaccidità muscolare e rilasciamento degli sfinteri, tanto che una persona può apparire deceduta pur essendo ancora in vita. In questo caso si tratta di un evidente stato di malessere che può in certi casi essere curato e permettere al soggetto in questione di tornare ad usufruire delle sue funzioni vitali.